una giornata particolare per il vostro settore giovanile, questo camp terza edizione con questa collaborazione che avete con la società Atalanta. Sì, e come dicevi tu giustamente, è il terzo anno che abbiamo in atto questa collaborazione con, fra l'altro, uno dei settori giovanili più importanti a livello italiano e anche a livello europeo. Per noi è una grossa soddisfazione, anche perché siamo partiti un attimino in sordina, loro hanno un po' monitorato la nostra situazione, siamo arrivati al terzo anno con diciamo una soddisfazione reciproca e con la possibilità di avere questo interscambio da parte di tutto lo staff tecnico sia nel loro centro di Zingonia Bergamo e in queste occasioni che lo staff tecnico dell'Atalanta è ospite presso il nostro centro sportivo qui a Bellocchi. E il settore giovanile dell'Area Metauro come viene gestito? Come sono le peculiarità di questo settore importantissimo, immagino, per voi? Sì, diciamo a livello dilettantistico, perché parliamo di dilettantismo, e abbiamo all'incirca, stiamo lavorando con 350 ragazzi e per noi diciamo che è una grossa soddisfazione aver raggiunto questi numeri nell'arco degli anni. E comprendiamo i ragazzi del comune di Colli al Metauro e del comune di Cartoceto e sviluppiamo l'attività cominciando dai piccoli amici, primi calci, di cui c'è una rappresentazione qui proprio adesso sul campo, e usufruiamo delle palestre nell'attività invernale con i più piccolini e ci districhiamo in tutti gli altri impianti che possiamo usufruire sia nel comune di Colli al Metauro, Calcinelli e Saltara e nel comune di Cartoceto a Lucrezia e nelle varie strutture limitrofe. E per noi diciamo è un piccolo vanto portare avanti un'entità così numerosa e questo è riconosciuto anche da tutti gli allenatori che sono presenti nello staff, all'incirca 23 allenatori, quasi tutti con l'abilitazione federale e molti di questi, specialmente nell'attività di base con i più piccolini, diplomati o laureati in scienze motorie. Quanto conta per una società pur dilettantistica avere un bacino, un serbatoio a cui attingere, dove anche cercare nuovi talenti, non solo a livello locale, ma che poi possono fare possibilmente un salto? Allora, anche qui noi lavoriamo su, diciamo, su due aspetti capillari. E il primo è quello di portare avanti, diciamo, una ragione sociale, quindi cercare di dare la possibilità a tutti i ragazzini di fare, specialmente nelle prime fasce, attività motoria e quindi dare la possibilità a tutti di giocare. Successivamente nell'attività agonistica abbiamo, diciamo, quella piccola attenzione a ricercare eventualmente anche un talento che una volta ogni tanto può capitare anche in una realtà, diciamo, di provincia come la nostra, e ne testimonia il fatto che poi, fra l'altro, l'anno scorso abbiamo avuto la possibilità di valorizzare un nostro tesserato che ora è a Bologna e sta svolgendo, diciamo, un percorso che speriamo che lo porti, diciamo, a una possibilità di, tra virgolette, successo personale. Senti, ma sono più agonisti i bambini o i genitori dei bambini? Ecco, questo è un problema particolarmente sentito, perché il ragazzino che entra dentro il campo sportivo si isola un pochettino da tutto, quindi nel momento in cui è qui con la sana competizione è una gioia veramente vederlo all'opera. I genitori delle volte sono un pochettino da gestire e anche per questo cerchiamo come società ogni tanto di organizzare delle tematiche per incontrarci un po' sui vari aspetti, diciamo, sia a livello psicologico che sia a livello motorio, che possiamo dare, insomma, delle indicazioni per una crescita sana di un ragazzino che si pone alla prima attività nella nostra società. E con questo tipo di cultura, fra l'altro, cerchiamo di portarli verso il nostro pensiero, ma
diciamo è un cammino abbastanza lungo. Senti, quando una società, un club come l'Atalanta, quindi un club di professionisti, scende in una realtà come questa, per la realtà che lo incontra è un bel momento, vuol dire che tutti gli sforzi, tutto il lavoro fatto è un certo qual modo riconosciuto e valorizzato. Senza dubbio, sì, infatti quando, come ti accennavo prima, c'è stato un primo periodo di approccio anche da parte loro nei nostri confronti, perché volevano vedere effettivamente come si lavorava, come si cresceva, perché oltretutto che dal punto di vista tecnico hanno delle impostazioni che suggeriscono un pochettino il lavoro nelle prime fasce di età, che è quello un pochettino più importante, quindi di una sana cultura nell'educazione del bambino, quindi anche un approccio metodologico importante. E col passare del tempo ci siamo un pochettino incontrati, anche se chiaramente loro fanno un altro tipo di lavoro, perché si tratta proprio di lavoro, e noi facciamo, diciamo, un tipo di aggregazione diversa che, nel limite del possibile, si creano anche punti in comune. Il calcio è sempre uno sport che attira molto i ragazzini, è la prima cosa forse immediata, tirare un calcio ad un pallone, forse viene più spontaneo di altri gesti sportivi. Sì, senza dubbio, infatti anche fra l'altro noi come società, per intervenire a questa tua considerazione, abbiamo una collaborazione con gli istituti primari del comune, sempre di Collimetario del Cartoceto, e facciamo questa attività motoria con i nostri laureati in scienze motorie, e vediamo proprio dal primo impatto, quando andiamo a fare queste nostre proposte, il ragazzino che comunque vuole questa attenzione, la ricerca con l'attrezzo, con la palla, e quindi il modo di approcciarsi, di identificare come la palla uno strumento che possa riconoscergli anche la sua corporalità, insomma, in questo senso è uno strumento, diciamo, molto molto importante. Importante, l'hai accennato prima, anche il rapporto con le scuole. La scuola è una fonte inesauribile di materiale umano. Sì, senz'altro, e diciamo che insieme alla famiglia è un'agenzia educativa importantissima, e quindi cerchiamo di trasmettere un pochettino i nostri valori, e che poi si attuano sia nell'ambito scolastico ma anche nel lato, diciamo, qui agonistico, e cerchiamo di trasmettere dei principi che vadano proprio al di là dell'aspetto in sé per sé della vittoria di una partita, ma un approccio che sia, insomma, il più possibile di lealtà sportiva, fair play e educazione in senso generale. Lo sport è una scuola di vita, poi che uno lo prosegua oppure no, ti lascia qualcosa che ti porti dietro poi per sempre. Sì, abbiamo, ecco, questa trafila di questi ragazzini che piano piano arriverà anche a un'eventuale prima squadra. Abbiamo tanti ragazzi che sono sfociati lì, ma anche ragazzi che comunque fanno parte o del nostro staff tecnico, che hanno fatto tutta la trafila, oppure come dirigenti ci danno una mano nelle tante iniziative che abbiamo anche durante la stagione. E quindi è un momento di aggregazione, di coinvolgimento di questi ragazzi in un progetto serio e sociale, insomma. Ecco, una battuta finale sugli obiettivi e il percorso in questo momento della società. Allora, la società, ecco, noi cerchiamo di portare avanti, insomma, tutti questi obiettivi che ci siamo prefissi ormai da 5-6 anni con tutti i dirigenti del settore giovanile, e cerchiamo il più possibile, ecco, la nostra vittoria. Storia finale, quando andiamo a fare il consuntivo, insomma, degli obiettivi, è quello di perdere il meno possibile dei ragazzi che ci abbiamo a disposizione. Non guardiamo tanto alle vittorie, che in fin dei conti sono cose effimere, ma già aver portato a conclusione un percorso, un itinerario di formazione, per noi è la cosa più importante. Qual è lo scopo di questa tipologia di campi? Beh, il campo estivo ha sicuramente l'obiettivo di passare una bella settimana insieme, in compagnia con gli allenatori del settore giovanile dell'Atalanta, per quanto riguarda le famiglie e i ragazzi. Per noi dell'Atalanta l'obiettivo è sicuramente tenere monitorati i ragazzi del territorio,
e per i mister che partecipano è l'occasione per rubacchiare qualcosa del metodo del settore giovanile. Insomma, in ogni camp c'è un allenatore ufficiale del settore giovanile, dell'attività di base dell'Atalanta, quindi penso che questo sia un valore molto importante per i camp. Un bel rapporto che si è rinnovato nel tempo con il Real Metauro, quindi insomma, c'è una comunione di intenti. Ma sì, dai, sono due società che lavorano in modo simile come progetto, nel senso si crede molto nel lavoro sul settore giovanile, abbiamo trovato delle persone, dei dirigenti e anche degli allenatori molto disponibili e penso che ci sia tutti i presupposti per poter continuare. Ecco, voi con Zingoni avete intrapreso un percorso da tanto tempo, siete un modello non solo a livello italiano ma anche a livello europeo. Come si costruisce un progetto come quello? Beh, alla base c'è una proprietà, ci sono sempre un presidente che crede in questo settore giovanile e quindi investe risorse. Quest'anno ad esempio ci faranno altri due campi nuovi, una palazzina del settore giovanile, quindi il progetto non è solo a parole ma anche con i fatti. L'altro segreto penso che sia un po' di passione e unita anche un po' di pazienza, perché i ragazzi giovani hanno dei tempi molto diversi e quindi a volte basta un anno, a volte magari come il caso di Gagliardini è servito qualche anno in più per affermarsi a livello professionistico ad alto livello, insomma, ecco. A lei è mai capitato di scovare qualche piccolo talento che poi insomma si è rivelato un gran giocatore? Beh, sì, dal punto di vista dello scovare ricordo una telefonata da parte di un osservatore. Io ero il mister di 99 e mi chiamò una sera e mi dice: Luca, ho trovato un bambino molto bravo. E lo portammo in prova martedì, la chiamata era il sabato, era Lattelat, un ragazzino del 99 che ha fatto un gol anche alla Juventus. Poi ho avuto la fortuna di allenare il gruppo 99 dell'Atalanta un paio di anni e in quel gruppo adesso, di quel gruppo un paio di ragazzi stanno già giocando in Serie A, qualcuno in Serie B, quindi sì, sono stato fortunato con quell'annata. Per gli altri è ancora un po' troppo presto, sono all'Atalanta da 11 anni, quindi da qui in avanti cercheremo di vedere quali sono i ragazzi un pochino più fortunati. È una bella soddisfazione anche per voi, insomma, vedere crescere, mettere insomma a frutto i vostri insegnamenti e vedere questi ragazzi, non tutti, ma alcuni dei quali, raggiungere ottimi risultati. Sì, è vero, è vero. Ha proprio ragione, perché è una grande soddisfazione. Ricordo anche qui un episodio lo scorso anno, Melegoni e Bastoni sono partiti titolare nella partita contro la Sampdoria in Serie A. È stata un po' una sorpresa da parte di tutti e ci siamo mandati i messaggini con le formazioni, è vero, non è vero, uno scherzo. E speriamo possano essere in futuro altre situazioni come questa. Allora, una collaborazione che perdura nel tempo con la Real Metauro, comunione di intenti ma soprattutto grande spirito. Sì, esatto, è ciò che contraddistingue un po' il settore giovanile dell'Atalanta, tanto entusiasmo, tanto lavoro, tanta dedizione, tanta passione soprattutto per questi bambini. E chiaramente il nostro lavoro prevede anche di poter far presenza nelle nostre società affiliate che come il Metauro credono in questo progetto sul settore giovanile. Ecco, si investe tanto nei giovani e poi i frutti si vedono, voi avete volumi importanti. Sì, noi all'Atalanta abbiamo una storia importante di settore giovanile e siamo la società che lancia più giovani poi al calcio professionistico. Dobbiamo credere in questo progetto che nasce tantissimi anni fa e adesso si sta consolidando con tantissimi giocatori che poi vengono tesserati e sono ambiti dalle maggiori società europee e italiane. Come si crea un volume di gente così? Cioè, è un lavoro, costante, importante, duraturo? È un lavoro importante, fatto, ripeto, di tantissima passione, perché ci sono persone che lavorano nel settore giovanile Atalanta con dedizione, con impegno, con passione, 7 giorni su 7, perché crediamo in questo progetto, perché amiamo questo sport, amiamo i bambini, amiamo i ragazzi e poi abbiamo alle spalle una società importante che crede in questo progetto e ci dà tutto ciò che serve per poter lavorare al meglio. Quando alla fine poi gli investimenti fanno un po' la differenza, no? Sì, la società investe sul settore giovanile, investe parecchio, molta, una grossa percentuale va per il settore giovanile
il nostro centro sportivo che è già meraviglioso è in ampliamento con una nuova palazzina, con nuovi campi sportivi, tutto per permettere a noi del settore giovanile di lavorare al meglio per poi creare i futuri campioni. Voi girate un po' tutta l'Italia, qual è lo stato di salute dei nostri futuri campioni? Com'è? C'è molta passione, vediamo anche questi bambini, ci credono, amano questo sport. Poi ovviamente bisogna costruirli, bisogna saper creare in loro quella ulteriore passione e far capire ai bambini che è un sogno che va percorso, fare il calciatore è difficilissimo. Però se i bambini percorrono questo sogno e gli allenatori ci mettono del loro, chissà che qualcuno di questi potrà coronare il proprio sogno. Ecco, non è facile, comunque ci vuole una comunione di intenti. Qui al Real Metauro avete trovato materiale fertile. Sì, è un po', noi definiamo sempre che è un po' come due che si fidanzano e poi si sposano, ci si conosce, c'è stato subito del feeling. Loro credono nel progetto di affiliazione con l'Atalanta, hanno capito che noi siamo persone che danno qualcosa a livello umano, a livello tecnico, e quindi questo progetto sta andando avanti con buoni risultati, con allenatori nostri che fanno visita da loro, e c'è questo continuo scambio. Loro vengono a Bergamo, noi veniamo qui e quindi tutto procede per il meglio. Cosa fa la differenza per te in un rapporto con un giovane talento? Come si riesce a individuare? Ma il talento lo individui immediatamente. Poi che fa la differenza è riuscire a individuare i buoni giocatori che potenzialmente potranno diventare dei campioni. Quello è il grande segreto, riuscire a scovare, perché un talento lo vede chiunque. Invece il buon giocatore va individuato, bisogna cercare di capire quali sono le potenzialità, quali sono i difetti da magari da migliorare, e poi il lavoro sul campo assolutamente fa la differenza. Noi con un buon lavoro sul campo cerchiamo di far diventare dei giocatori da Serie A anche giocatori che magari potenzialmente sono dei giocatori al momento normali. Siete un po' anche psicologi, dovete studiare un po'. Per forza, l'allenatore deve essere uno psicologo, perché oltre alle competenze tecnico-tattiche, metodologiche e organizzative, gran parte delle competenze dell'allenatore sono quelle socio-relazionali. Vuol dire sapersi rapportare con i bambini, con i ragazzi, saperli stimolare, saperli capire. Non è facile, quindi devi essere, come avete detto bene voi, anche un bravo psicologo.